Giovedì 17 aprile 2014, mancano 258 giorni alla fine dell'anno. I mondiali si avvicinano e la mia schiena è percorsa da un brivido. Ad ogni modo, ancora non sappiamo perché la nazionale di calcio indossi una maglia azzurra. Da dove viene questo azzurro che non è nemmeno nel nostro tricolore? Ebbene, sappiate che questo azzurro deriva dallo stemma dei Savoia. Detto questo, archiviamo l'informazione che comunque magari non ci torna utile, ma è importante sapere. Passiamo ai numeri di oggi. Pensate, e parliamo ancora di calcio, ma torneremo a parlarne oggi. State con noi perché è una puntata molto calcistica. Chi l'avrebbe detto? 164.000 euro sono i soldi guadagnati oggi, soltanto oggi, da Lionel Messi. Lionel si dice, eh? Lionel. Lionel? Di calcio non capisco. So però che non ha vinto proprio ieri sera, per poco, la Coppa del Re. Io ti offrirei volentieri una coppa del nonno. 6.000 sono i biglietti venduti da Alessandra Amoroso, sold out per la data soltanto di stasera da Cireale. Brava Alessandra, molto bene, io ti aspetto qua, spero che tu venga a trovarci presto. E infine, gli sms inviati oggi in Italia sono 35.779.000. accidenti. E passiamo alle commemorazioni. Oggi è una commemorazione internazionale che ci riguarda molto da vicino. Pensate, Giovanni da Verrazzano, navigatore italiano, scopriva la baia di New York. Dopo aver navigato e costeggiato per 1800 km le coste dell'America settentrionale, sbarcava proprio nella baia di Hudson, dove c'è il fiume appunto che sfocia nell'Oceano Atlantico, e proprio lì è stata costruita poi New York. Abbiamo una foto del bel viaggiatore. Eccolo qua. Bel ragazzo, del quale si persero purtroppo le tracce a un certo punto durante un suo viaggio nel 1528. Pare però fosse diretto in Brasile. Prego, puoi andare. Come biasimarlo, si è trovato il Brasile, ha fatto perdere le sue tracce ed è sparito. Va bene, oggi è 17 aprile 2014, dicevo, questo è come sempre Dimmi Quando, e come diceva Gabrielle Coco Chanel, la felicità non è altro che il profumo del nostro animo. Sigla. Benvenuti a Dimmi Quando, l'almanacco che abbraccia anche il triduo pasquale. Allora, le notizie del giorno le sapete già dagli altri. Per quanto mi riguarda, ho pranzato con l'autore di questo programma sotto un meraviglioso cielo assolato di Milano, ma questo non riguarda nessuno, non interessa a nessuno. Noi ogni giorno cominciamo dandovi una notizia importante che però non si sa come nessun altro vi darà. La notizia poveretta! Allora, questa notizia riguarda la Nuova Zelanda. Un filantropo, Gareth Morgan di Wellington, ha avuto un'idea quantomeno bizzarra per risolvere il problema dell'invasione dei topi nella cittadina. Ebbene, il sillogismo che ha fatto quest'uomo è stato questo: ai topi piacciono molto gli appartamenti, soprattutto degli studenti, agli studenti piace molto bere la birra, meglio se gratis. Quindi ha proposto agli studenti: portatemi un topo morto, vi regalerò una birra. Abbiamo l'immagine forse di questo manifesto, di questa iniziativa. Ora, la domanda è: come avviene la raccolta / distribuzione della birra, cioè raccolta di topi e distribuzione della birra? Ad ogni modo, non ci sono modi migliori per regolare la convivenza tra esseri umani e animali. Comunque, non è questa la sede per affrontarli proprio oggi, ma andiamo via, benissimo. Adesso invece diamo, perché questa è la sede giusta, diamo la medaglia al valore a qualcuno che oggi si è distinto dagli altri per eroismo. Medaglia al valore. E con gioia e orgoglio premiamo e celebriamo Roman6J, che ci ha scritto il seguente messaggio. Oggi è la prima volta che ho donato il sangue, mai fatto in vita mia. Sono fiero di me. Siamo noi fieri di te. Grazie a tutti coloro che hanno ancora iniziative civili di reciproco supporto. E grazie a tutti coloro che fanno i volontari in questo ambito, davvero. Ma oggi celebriamo il compleanno di una nostra amica, un'ascoltatrice. E la sentiamo al telefono, non so quanti anni ha, non so come si chiami, non so da dove venga. Lo scopriamo insieme! Emanuela, tanti auguri! Grazie! Senti, ciao a tutti! Grazie di seguirci, grazie di far parte di questo gruppaccio. Quanti anni compie, si può dire? Sì! Sì, 29, dai! Si può ancora dire. Tu sei di Gorla Maggiore, giusto? Esatto. Vogliamo dire dov'è? In provincia di Varese. Oh, bene, perché noi conosciamo qua a Milano solo Gorla come fermata. No, è un Gorla bellissimo Maggiore. Paese.
Adesso, bellissima Emanuela, non mi sbilancerei. No, dai, sì. Perché poi ti chiede conto del perché. Comunque, tanti cari auguri. Grazie. Come festeggi? Festeggio, sì, con gli amici stasera, una bella pizzata. E senti, so, visto che ho detto che questa puntata in qualche modo è una puntata legata al calcio, sì, che tu sei una tifosa innanzitutto. Tantissimo, sì. Della Juventus. Della Juventus. E ti hanno fatto come regalo, tra gli altri, qualcosa legato alla Juventus, giusto? Sì, di andare a vedere la semifinale. Madonna. Sì, mio fratellone. Che carino. Quando è la semifinale? Il 1° di maggio. Contro? Vabbè. No, sono emozionata. Uomo, figurati. Pensa se facessero a me questo regalo, non saprei cosa farmene. Comunque, come? Tanti auguri, un bacione, continua a seguirci, ti vogliamo bene. Grazie, grazie. Ciao, un bacione. Ciao, un bacione.